Bene, amici, ho assistito all'assieme del Miserere di Eslava qui a Saragozza, dove sarà eseguito domani in una nuova versione critica sullo spartito e viene ripresa una tradizione che era propria di Saragozza. Che dire, il pezzo di religioso ha poco, si sente che l'autore vorrebbe scrivere un'opera o che ha una grande influenza, subisce una grande influenza dal mondo operistico. Per quanto mi riguarda, quello che volevo parlarvi è il coro. Il coro è composto da persone amateur che fanno questo per diletto da Pamplona, e il livello è veramente molto alto, soprattutto degli uomini. I tenori e i bassi funzionano veramente molto bene, il pezzo non è per niente facile. I soprani si difendono, ai contralti manca un po' di corpo, ma funziona, il coro funziona, è molto ben preparato, segue bene il direttore. Beh, il livello dei cori amatori in Spagna è altissimo, nel nord della Spagna. Quindi è un'esperienza importante per me, per vedere come queste persone che fanno il canto corale per divertimento hanno un livello che è assolutamente vicino a quello dei cori professionisti. Ai cori dei professionisti e forse in alcuni punti li superano anche. Quindi penso che domani qui ci sarà questo bellissimo concerto con la presentazione di un pezzo che ha dei momenti interessanti, altri momenti sono per me noiosi perché sono ripetitivi, si sente che manca il guizzo del vero artista, ma si sente invece però con questo compositore un solido professionista e un pezzo che potrebbe essere anche nel repertorio, specialmente di quei teatri d'opera che fanno il sinfonico, perché credo che entrerebbe bene nelle corde dei cori d'opera che cantano il repertorio religioso. Caro saluto.